Alessia, quando si è avvicinata al mondo dell'atletica e in particolare alla corsa? Allora, nel 2017, dopo che praticamente, diciamo, per riuscire a fare un po' di sport, così ho incominciato a correre alla mattina presto, perché comunque avendo anche dei bambini piccoli, capito, facevo fatica ad incastrare, diciamo, il tutto, ad andare in palestra, così allora ho incominciato così, un po' per caso, sì, un po' per caso. E poi sei iscritta ad una società? Mi sono iscritta, prima di iscrivermi in una società, sì, ho fatto la Run Card, giusto, ho capito se volevo, diciamo, partecipare a qualche gara, poi infine comunque sia la Marotta Mondo All For Run quest'anno, nel 2022. Quindi in poco tempo ho raggiunto risultati importanti? Sì, in poco tempo, diciamo, ho raggiunto dei bei risultati. E praticamente la prima è stata l'Onfalos, sono arrivata prima donna, poi c'è stato Cori Lucrezia, la caccia alla rana Barchi, poi il CSI. L'ultima che ho fatto praticamente è stata a Ravenna, l'Half Marathon, e lì sono arrivata quarta di categoria. Ce n'è una in particolare che ricorda con piacere? Beh, una che ricordo con piacere, diciamo, è stata magari la mia prima gara in assoluto, che feci nel 2019, feci una 10 miglia a Rimini, quella della Rimini Marathon, e lì arrivai prima di categoria, così è stata, insomma, una cosa inaspettata. Come fa a conciliare la vita privata a quella sportiva? Metto la sveglia presto la mattina. E quindi si va a dormire presto anche la sera? Si cerca di andare a letto presto. La famiglia la supporta in questo? Sì. C'è un messaggio che vuole lanciare a chi magari vorrebbe intraprendere un'attività fisica o uno sport? Un messaggio magari che vorrei lanciare alle donne in particolare, che comunque se uno vuole un po' di tempo riesce a trovarlo. Io nel mio caso metto la sveglia prestissimo la mattina, in modo tale che poi posso poi trovare il tempo per la mia famiglia, il lavoro, tutto quanto. Poi quando una cosa ti piace, non ti pesa anche. Lorenzo, che cosa ha rappresentato per lei, per la vostra società, Alessia? Alessia è stata una vera rivelazione quest'anno, nel 2022. Si è tesserata quest'anno con noi e ha raggiunto subito degli ottimi risultati, classificandosi diverse volte prima assoluta. Ma c'è un limite di età per praticare questo sport? No, assolutamente no. È aperto a tutti e fa bene. Poi è la cosa più semplice di questo mondo, correre, camminare, è la cosa che tutti impariamo da subito. E nel nostro gruppo ci sono ragazzi di tutte le età. Diciamo che la corsa su strada è una dai 30 anni in su, diciamo. Dal 2021 abbiamo aperto anche una scuola di atletica per ragazzi e in quest'ultimo anno, nel 2022, abbiamo tesserato 22 under 15, quindi... Si avvicinano molto all'atletica? Sì, abbiamo diversi ragazzini e siamo contenti di questo. Poi qualche volta li portiamo a fare anche qualche garetta. Com'è possibile avvicinarsi a questo sport e alla vostra società? Alla nostra società, proprio adesso che siamo a dicembre, abbiamo aperto proprio la nostra campagna tesseramenti, perché il nostro tesseramento annuale parte da gennaio a dicembre, e il 29 di dicembre abbiamo programmato un tesseramento day aperto a tutti. Quindi chi vuole conoscerci o vuole avvicinarsi al mondo del running o del walking può venire al nostro tesseramento day, dove imparerà a conoscerci e a vedere tutto il programma di iniziative che abbiamo preparato per il 2023.